Isotope, questo pareggio sta di sconfitta. Attenzione a Modica. Sta di sconfitta, non lo so, parlate voi. No, vabbè, ma ci sta un po' stretto in questo senso. Alla fine potevamo vincere anche, dai. Perché abbiamo fatto magari un po' più di tiri all'ultimo, potevamo essere più aggressivi e fare il gol. Diciamo che fu. Però è stata una. Fine, dai, ci può anche stare il pareggio. Ma nessuno ha rubato. Una partita strana. Sì. Abbastanza anche lenta, però noi abbiamo fatto un po' più di tiri, diciamo che sulla carta, ai punti potevamo vincere, però loro hanno fatto quel bel tiro, alla fine 1-1, scattatissimo, Salemi alla Van Basten, veramente, che culi, Salemi alla Van Basten, non riuscirà mai più in tutta la sua vita, veramente. Modica, tu ti fai subire questi gol da Salemi? Quello è stato un gol tipo praticamente da tre quarti campo, si è girato dal nulla e ha tirato all'incrocio opposto. Però un gran gol, ha fatto un gran gol, dico. Però dico, una volta nella vita gli può riuscire, non è che... E già se l'è giocata. Già se l'è giocata. Giusto un 3-9. Finora tre partite avete disputato, qual è il bilancio della squadra? Una vittoria e un pareggio. Una sconfitta. La sconfitta non si dice. Diciamo che ci può stare, siete soddisfatti. Ma insomma, potevate fare di più. Speriamo almeno in due vittorie. Un po' di fortuna in più potevamo arrivare anche tipo a due vittorie. Qualche un punticino in più ci potevamo avere. Migliore in campo degli isotopi? No, veramente non c'è stato un migliore in campo. Abbiamo giocato tutti discretamente, senza eccellere, senza qualcuno. Sì, forse il migliore in campo. Pure ha fatto qualche bella parata. Di tra migliori in campo. Tra migliori. Tutta la squadra. Bastardo. Noi discreti, senza eccellere. Sabato prossimo sono i Soccer Rangers, tra l'altro sì, da loro mancherà oggi. Ferrara squalificato. Che, sì, che hanno fatto oggi? Hanno giocato ieri e hanno perso contro gli Scaglioni. Quindi hanno tre sconfitte? Hanno due sconfitte e una vittoria. Vabbè, li conosciamo, quindi dico, esatto. Sarà è una neopromossa, una partita tosta, sì, vediamo come sarà. Non li conosciamo, ho capito. Allora, alla prossima, ragazzi, ci vediamo. Ciao.